nel mio canale o benvenuti nel mio canale io sono Valuccia Sims. e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio di Casa Suppli allora come potete vedere già qui dalla foto siamo con Kami e ehm, dove si trova Kami per festeggiare la notte brava in, nel, in questo nuovo locale che ha aperto da pochissimo che è Core. creato da equal Spero di aver letto bene il nome ed è veramente molto ma molto carino. Quindi andiamo subito a trovare la nostra Kami perché ragazzi il Kami è qui per lavoro. Eh, lei, è questo il lavoro di Cami, no? Immaginiamo le pubbliche relazioni. Quindi ora lei sarà qui, ragazzi. Che uh, aggiunge la storia su Instagram. Mm, rispondi alla posta. Rispondi alla posta, tesoro, anche mentre ti dai da fare. E dovresti anche annunciare l'apparizione. Perché questo, ragazzi, è un locale che è aperto da poco. Ma che promette molto beh! No, fe chi è lei? Scusi Avani, Avani, cara? Perché? Cioè, mm, Mamma mia, ragazzi. Per la doccia, vero? Lei si sta venendo a lavare qui, in questo locale. Mamma mia, ragazzi, vabbè. Dicevo un locale alla moda che è aperto da poco. Come potete vedere, di joy di grido. E la nostra è venuta qui con un gruppetto, ragazzi, no? Vedete, stanno chiacchierando. Mi ha lasciato come una stata quando si è conciata così, così a quella festa, tesoro. Guarda che l'abbigliamento non è tutto. Beh, insomma, io avrei traslocato piuttosto che presentarmi così. Nemmeno, figurati, alla luce del sole, figuriamoci di notte in un locale. Beh, di solito dovrebbe essere il contrario, però, vabbè. Mamma mia, ma vai su internet e leggi le ultime tendenze Kami ragazzi è un po', sai se è una palla al piede, io secondo me non ti, non ti si prenderà mai nessuno un giorno Però vedete ragazzi, Kami che di solito è la prima insomma, no, a tuffarsi nel pettegolezzo, no eh, Che si diverte insomma, si sa com'è fatta Camilla ragazzi In realtà sta qui, si balla, però ragazzi è come se fosse spenta Capite? È in un mondo tutto suo, non si sta affilando nessuno. Chissà quanto avranno pagato questo DJ. Secondo me avremmo dovuto fargli delle mosina perché non, lo vedo, non la vedo tanto pratica. Ma perché no? Guarda, è scioltissima, tesoro. Lei si è fatta la doccia, ecco, se ne vada. Eh? Guarda, secondo me invece la moda non è tutto. Certo, come no? Alla luce del sole ti presenti con cena in questo modo, eh? Guarda, lascia stare, vabbè insomma... Mh, ti servono soldi perché ho parte degli abiti decenti, basta che lo dici. Ma non presentarti più con ciò da quel modo perché veramente mi hai lasciato come una statua. Guarda, non sei degna di parola quasi. E lei, vedete qui, ragazzi, che si scatena. A un certo punto si scoccia perché sono chiacchiere futili per lei, queste ragazzi. E fa quello che deve fare per il suo lavoro. Quindi risponde alla posta. Del suo iPhone. E annuncerà l'apparizione in questo locale, ragazzi, perché questo è il lavoro di Kami. Guardate quanto è carino! Poi mi piace veramente veramente tanto. Dicevo, ragazzi: ce la vedo Kami qui a prepararsi un cocktail. Eh? Oddio, non è molto pratica. <ride> Però, vabbè, dettagli, volevo farvi notare una cosa: perché ce l'avevamo lasciati nell'episodio di Kami e um, Salim con una proposta di matrimonio. E sì, ragazzi, guardate un po' qua. C'è Un anello a questo dito, eh? Sì... Kami ha accettato la proposta di matrimonio di Salim. Ragazzi, l'ha accettata e come? E mentre il nostro è a casa, io immagino lo so. Cosa stai facendo, tesoro? Sviluppa l'abilità di scrittura adatti da fare. La nostra è qui, cerca di essere sorridente, di pensare alla musica, per poter scrivere poi, ragazzi, nel suo blog una recensione come si deve, Cami stai facendo un casotto. Però, ragazzi, fondamentalmente, ce l'hai fatta, come è venuto? Normale, che bello, bevi! Però, purtroppo, ragazzi, fondamentalmente Cam a pezzi. Eh sì, come avete potuto vedere, sì, si scatena. Eh, ecco, c'è il barista, tesoro, vieni via, fosse la volta buona che si decide di lavorare. Vai qui, tesoro, muoviti Grazie, lei, eh Può darsi una mossa? Oh, alleluia, alleluia Perché dobbiamo ordinare anche del cibo Quindi potremmo ordinare, per esempio, delle fish and chips Perché la notte è brava, ragazzi Quindi via eh, La nostra, sì, ragazzi, sta qui Io immagino l'abbiano mandata, no? Eh, per provare il cibo Del, del cibo, l'alcol Insomma, l'intrattenimento del nuovo locale però, ragazzi, ha questo sorriso stampato in faccia però, mh, fondamentalmente Kami non è felice. Cioè, non, non è felice, ragazzi, come dovrebbe, come dovrebbe, come dovrebbe essere felice una, una ragazza che ha ricevuto, vedete, fidanzamento ufficiale. Si sono impegnati a sposarsi e segnati la data. Come una ragazza comunque che. Ha come una promessa sposa, ecco. Non riesce, ragazzi, ad essere felice perché il pensiero va costantemente a Edo. A Ricky, a tutto il casotto che ha combinato, a Penny, al fatto che comunque per colpa sua in... anche i soldi di Edo, perché quelli ragazzi erano anche soldi di Edo, eh, soldi che comunque ha guadagnato con tanto sacrificio, sono andati. E quindi ragazzi si sì, ordinerà un'altra bevanda, la sua preferita. Vai fammi vedere qual è la tua preferita tesoro. Un altro giro per favore. Comunque, sì, questo locale è fantastico, eh. Certo, tesoro, è fantastico. Che cos'è la tua? Qual è la tua bevanda preferita? Ma proprio una birrettina, tesoro, niente di che, ok, va bene. E quindi sì, ragazzi, eh, beve, beve, e pensa solo al lavoro. Controlla i follower totali, tesoro. Eh, controlla il diario dei social media, va bene, no. Rispondi ancora alla posta. Dopodiché ehm, annuncia di nuovo l'apparizione, perché qua bisogna far crescere follower. E magari il barista ragazzi che sta qua e la guarda, no? Immaginiamo che lei, no? Farà una presentazione amichevole. Allegra no, perché Kami non è per niente allegra ragazzi in questo momento. Salve, si è trasferito da poco in città? Non sembra uno che vive qui. Da cosa l'hai capito tesoro? Dal fatto che non sta tanto alla moda con questo cespuglio al posto eh, della, dei capelli? Vabbè, dettagli. Ognuno si acconcia come vuole, cara mia. Eh, sì, sono nuovo e non immaginavo che qui potesse fare tanto freddo, dico la verità Ma lei piuttosto, sa, sembra così triste, mi scusi se mi permetto eh, Però, sa, capisco cosa significa la tristezza, mi sono trasferito qui da poco, non, eh, non conosco nessuno E lei chiederà della carriera, immaginiamo, no? Eh, ragazzi, ce n'ha un bel po' di follower, ma sono ancora troppo pochi eh, Chiederà della carriera nel senso, ah, come sta andando il suo lavoro qui? Quindi si è trasferito. Cioè di tutto, ragazzi. In realtà non gliene frega un però di questo qui. Però, vedete, è. È diversa dal solito, ragazzi. Kami, la, la nostra Kami avrebbe pensato soltanto a buttarsi in pista e. È eh, un mixologo. E a fregarsene di tutto il resto. Mentre invece. Eh, il festival, vabbè, termina fra un'ora. Mentre invece la Kami di oggi. Di questo periodo ragazzi proprio non ce la fa, non riesce a ah, guardate che carino il piano di sopra ragazzi non riesce ehm, a darsi pace cioè sa che ha combinato un casino ragazzi vorrebbe risolvere però Edo non gliene dà modo e questo è il problema Pere anche se è sbagliato e lei lo sa eh, è l'unico modo che la fa star bene in questo momento ragazzi avere i sensi... eh, lì, mazza, lei pure è una Avere, diciamo, i sensi non proprio... Non essere proprio lucida È l'unica cosa che la fa star bene Quindi... Se ne frega del, dei suoi amici Non perché sia cattiva Ma perché proprio non è di compagnia in questo momento E sì Beve, ragazzi Questo è il terzo drink, Kami, eh Vedi tu che puoi fare e poi dai, battaglia di ballo? Vuoi fare una battaglia di ballo con Jade Rosa? Tesoro? Ti ci vede a fare una battaglia di ballo con lei? No, ma più che altro, secondo me, ragazzi, perché è ubriaca, non perché voglia veramente farla la battaglia di ballo. No, ma dai, so che posso tranquillamente sfidarti e vincere, a me, stai dicendo, ma sì, se già sbronza, non riusciresti mai a reggere il ritmo. C'è Candy ragazzi, vai! E secondo me ragazzi, Camilla sbronza che fa una battaglia di ballo. Sì, mamma mia! L ha raggiunto il livello 4 delle abilità di ballo, eh? La nostra Cami se la cava tesoro, eh? Che pensi? Guardatela ragazzi, proprio senza freni in questo momento. E secondo me dicevo... Camisbronza sbronza sarà un qualcosa che Candy. Guardate come la sta guardando, e pensa se quella le versa un altro cocktail, Camilla ce la giochiamo. Eh sì, ragazzi, perché secondo me Candy ovviamente andrà a riferire tutto quanto a Edo. Cioè, o perlomeno sa che dovrebbe. Perché poi, ragazzi, vivono comunque tutti ancora a San Maishuno. Quindi è normale che possono incrociarsi. No, che. Comunque ecco che Candy possa raccontare tutto a, a Dedo. E quindi alle 4 del mattino, dopo aver... È molto flirtante ragazzi, dopo aver annunciato per l'ultima volta l'apparizione nel locale, tesoro smettila, direi che ti ho stracciato tesoro e ora lo faccio sapere anche ai miei follower. Beh certo, dopo aver annunciato per l'ultima volta, dicevo, l'apparizione nel locale, oh mio dio, fermi, no, non mi è mai successo, Camilla ora è ora una celebrità, una stella. No ragazzi ma che davvero Debuttante illustre Camilla ha iniziato il cammino Verso la notorietà Ha guadagnato il suo primissimo punto di fama Che può conservare I punti di fama possono essere usati per acquistare Vantaggi della fama all'interno del pannello info fama Con la fama appena acquisita Camilla corre però il rischio di sviluppare Una stravaganza della fama Una stranezza comportamentale determinata Dalle azioni che compie Un'altra stranezza questa è già strana di suo tesoro Non è proprio il caso Ehm e quindi sì ragazzi, anche vera qua debuttante illustre, io non volevo in realtà che diventasse debuttante illustre, però vabbè, dettagli. E così ragazzi, quando Kami torna a casa, sono già quasi le 7.30 del mattino, eh, e c'è, lei entra in casa ragazzi che fondamentalmente è abbastanza sbronza, motivo per cui è anche così flirtante. E c'è invece Salim che, come potete vedere, è bello energico e sta, si sta dedicando al suo romanzo. Ovviamente lui, ragazzi, preoccupatissimo, ho immaginato che abbia provato a chiamarla tantissime volte, appena la vede, ovviamente la stringe forte perché dice: Kami! Ma mi hai fatto preoccupare! Ma si può sapere dove eri finita? Ti ho provato a chiamare tante volte. E ovviamente, ragazzi, sente un po' la puzza di alcol. Sente. La vede anche dallo sguardo, insomma, no? Che non sta... Ma che arrivederci, vive con te, caro, andiamo bene. Che um, è alticcia, diciamo, a dir poco. E, e quindi lui non è il tipo, cioè vorrebbe, ragazzi, da una parte arrabbiarsi. È arrabbiato, più che altro è arrabbiato perché era preoccupato. Però sa che Kami sta attraversando un periodo difficile. Kami, ti prego. Ti supplico, non. capisco che tu sia una ragazza di mondo, però non ridurti così, non bere. Ma dai, non essere esagerato, ho bevuto solo un goccetto! Sta benissimo. Non vedi che sta benissimo, tesoro? Eh? A proposito, non credi che dovremmo parlare di un viaggio? Eh? Magari il nostro viaggio di nozze? Che dici di discuterne davanti a un bel cappuccino? Mm, avrei proprio bisogno di bere qualcosa di forte. E lui, beh, direi che abbia avuto abbastanza roba forte, però sì. Un caffè, eh? Può esserti d'aiuto Perché tra poco se no ti sentirai come un'immondizia Comunque certo, tesoro Sai, ammiravo il tuo ultimo dipinto È veramente bellissimo Sì, ma non fare il lama Dobbiamo parlare di cose più importanti Dovrò... Già ho fatto mh, qualche ricerca col computer Per uh, decidere la location delle nozze Va bene, ma non facciamo scoppiare una guerra eh, Tesoro um, Va bene? In realtà, ragazzi, c'è cioè una guerra nel senso va bene qualunque cosa tu decida. Io non voglio fare la guerra alla location, decidi tu. In realtà, ragazzi, è la prima volta da quando um, si sono no? Um, fidanzati. Ecco, che Kami parla del matrimonio, ma ripeto, non perché Kami non sia felice. Perché c'è questo pensiero fisso di Edo che la tormenta. E per quanto Salim possa essere. Um, Buono, gentile, dolce e paziente, voglio dire, ragazzi, mettiamoci un attimino nei suoi panni, non gli fa proprio tanto piacere. Quindi, vabbè, tu vai a farti una doccia ehm, a cambiarti, insomma, ci penso io. Qui vai a sistemarti e lei dirà: Sì, guarda, mi serve proprio una bella doccia anche perché puzzo come una distilleria. Eh, ti credo, tesoro, vai, vai. E, e quindi dicevo: Non è particolarmente felice, eh, ragazzi, voglio dire, come minimo, no? Quindi preparerà del caffè per Kami e anche una buona colazione, caro. Ci pensi tu? Ecco, magari qualcosa di sostanzioso perché non è mangiato molto. La, la nostra Kami non ha mangiato granché. Preparerà una buona colazione per Kami, ragazzi. E vedete, continua, ragazzi, a, a guardarsi intorno come a dire: Ma io che devo fare con questa qui? Che devo fare? Eh, caro mio, tanta pazienza ci vuole, tanta pazienza. Il caffè, non preoccuparti, ci penso io, lo lasciamo qui. E lui sta qui a preparare la colazione. Allora, ragazzi, fondamentalmente però, questo episodio che state guardando adesso è una sorta, ragazzi, un po' di... immaginiamo tipo una sorta di flashback, perché... Eh, diciamo che adesso, dopo aver no, fatto colazione, perché vedete la nostra un pochino affamata inizia ad esserlo, più che altro le serve, ragazzi, mangiare qualcosa, perché vedete è stanca, è molto stanca, però verrà qui, vieni qui tesoro. E capirete, ragazzi, perché dopo colazione, fra virgolette, diciamo avremo questo flashback. Guardate che bella che è, ragazzi. Questo è un... Um, un capo di abbigliamento uscito con nuove stelle, l'ultima espansione, e le sta veramente benissimo. E lei, ora mi sento decisamente meglio. Oh, ti sei ripresa? Meno male. Eh, Kami, ti prego, non ridurti più in questo stato. Immaginiamo, stai dicendo lui. Io capisco che sei, sei preoccupata, sei, sei ferita, sei delusa da tutto questo. Però, per favore, davvero, va bene. Ok, hai preparato il caffè? Bevi con disperazione, ecco, sì, perché è proprio, ragazzi, come si sente Kami. Kami sta vivendo un periodo, ragazzi, di vera disperazione. Non vorrebbe darlo a vedere, però, ragazzi, eh, in realtà sì. Lei è veramente, veramente dispiaciuta e infelice per tutto quello che ha combinato. Eh sì, caro, poggia il piatto che mh, è per Kami. Vai. Tieni, ti ho preparato anche. Immaginiamo, stai dicendo, ti ho preparato anche qui le frittelle mangio anche qualcosa e lei sì va bene ok ora mangio anche qualcosa e lui ovviamente ragazzi che ha aspettato lei per fare colazione eh, si metterà qui e mangeranno e magari così anche solo per distrarla ragazzi perché veramente l'abbiamo sempre detto che Salim è un santo vero è proprio il santo che serve a Camilla in questo momento ragazzi Santo Salim perché, ecco, no? Magari immaginiamo, ehm, inizieranno un po' a parlare così del matrimonio, quindi discuterà delle tecniche di ballo, del tipo che dici, dovremmo fare un ballo per, eh, sai, il nostro primo ballo da sposati. Eh, sono sicuro che saresti bellissima con l'abito bianco, perché tu vuoi l'abito bianco, giusto? Sì, guarda, però non voglio una musica noiosa. Vorrei una musica, tesoro, il piatto qua giù. Bene, mi fa piacere. Una musica abbastanza frizzante. Beh, tu sei una ragazza così solare, ovvio. Tutto come vuoi tu, tesoro mio. Ma davvero? Eh? Davvero sei disposto a? Eh sì, tesoro, è disposto, e come se lo è? Dicevo, una sorta di flashback, ragazzi, per, fra virgolette, nel senso che immaginiamo, no, che. Um, tutto questo che stiamo guardando adesso sia avvenuto. Eh, e magari lei guarda, io sono stanca tesoro, magari ne parliamo più tardi. Eh? Eh, ho un'importante però commissione da dover fare. E lui dice: Ma come sei appena tornata? E lei lo so, però non preoccuparti, poi dopo ti spiegherò tutto. Ho un'ultima cosa da fare, poi prometto. Perché sì ragazzi, l'avete visto, lei non, non sta bene, cioè è tormentata da tutta questa situazione. E ora che si sente energica, che è tornata lucida, ha deciso di fare qualcosa di importante. Un ultimo gesto, quello che lei, che secondo lei è un ultimo gesto di amicizia. E dicevo, immaginiamo che questo episodio... Eh, avvenga in contemporanea, cioè gli eventi che accadono nella vita di Kami avvengano ovviamente in contemporanea con quelli che accadono nella vita di Edo, ok? Quindi ragazzi ho immaginato che um, tutto questo stia avvenendo contemporaneamente all'episodio uh, precedente, cioè... Um, o meglio, all'episodio, scusate, a due episodi fa almeno, cioè nel senso quando... Um, nel momento in cui Penny, ecco, per capirci si è presentata a casa di Edo, ragazzi, per ricattarlo. Sappiamo che è passato un pochino di tempo eh, in cui Edo comunque ci ha un po' pensato e poi Penny è tornata di nuovo all'attacco dicendogli di questi 200.000 simoleon. Ehm, e sappiamo che poi è intervenuto Sergio, ragazzi, a fare una proposta ad Edo, ma non sappiamo cosa abbia proposto. Ora immaginiamo che questo episodio qui che state guardando proprio adesso, ragazzi, stia. A, sono gli eventi che stanno accadendo in contemporanea eh, all'esatto momento in cui Penny per la prima volta si è presentata da Edo chiedendogli 200.000 simoleon. Dove sta andando Camilla adesso? Qual è questo ultimo gesto di amicizia che lei vuole compiere nei confronti di Edoardo per... Ehm, perché sa che ha sbagliato, ragazzi. Perché vuole essergli in qualche modo d'aiuto, non vuole aver soltanto mh, devastato, procurato caos nella sua vita. Vuole dimostrare, anche se Ed non lo saprà mai, però vuole dimostrare a se stessa che può essere una buona amica. E quindi seguiamola, ragazzi. Ebbene sì, ragazzi, siamo a Windenburg e Kami eh, si è presentata qui. A casa di Sergio. Quindi avete già capito che l'intervento di Sergio nei confronti di Edo, anche se non sapete l'idea di Sergio ancora, non è stato del tutto casuale, non è stata proprio un'idea di Sergio. Kami è venuta qui, immaginiamo abbia già bussato alla porta e che lui venga qui ad accoglierla, del tipo: Kami, magari la, la abbraccia così no? Uh, abbraccia. Eh, la nostra ragazzi ha un'idea che le frulla per la testa. Camilla, allora... Come va? Come va? Mi stai dicendo come va? Va veramente molto male, caro Sergio. E lui... Ah sì? Guardatelo, lui sa, ragazzi. Lui sa. Vi ricordate che c'era stata una conversazione fra loro due? E Kami aveva creduto di potersi fidare di Sergio, ma in realtà Sergio stava ancora complottando un po' con Penny. Eh, va molto male, guarda. Sono guarda, veramente. rimasta gelata dentro di me, capisci? Eh? Quando. perché io lo so, pensi che io non lo sappia? Eh? Kami, non capisco, smettila di fare il gentile con me. E lui, guardate, ci prova sempre, ragazzi, guardatelo. Ma la fai finita? Senti magari immaginiamo dica lui Entriamo in casa per favore Perché non capisco E lei entrerà e si siede Lui ragazzi sta cercando di fare eh, Un po' il fasullo Quindi questi sono gli eventi che sono accaduti Prima che Sergio Si presentasse poi nel pomeriggio Immaginiamo No ragazzi ovviamente il giorno non è lo stesso Immaginiamo sia così ehm, Prima che questo pomeriggio Che deve arrivare poi Edo immaginiamo si presenterà a. Uh, uh, scusate, Sergio si presenterà da Edo come abbiamo visto poi in quel, nello scorso episodio. E. Um, e questa è Kami che, eh, come dire. Vuole la verità. Quindi farà con lui una conversazione profonda. In cui dirà: Senti, ho capito che tipo di persona sei, vedi? Eh? Ti giuro, guarda, non voglio neanche vederti morto. Perché vederti morto sarebbe, come dire, una grazia che per te. Le persone come te non meritano neanche questo, meritano di soffrire. Ok, va bene, uh, capisco perché sei arrabbiata con me. Per colpa mia, insomma, hai avuto parecchi giorni di pioggia nella tua vita. E sono veramente imbarazzato per tutto quello che ho fatto, però cerca di capire. No, basta con questi discorsi da là, ma voglio la verità. Voglio sapere. Lo sai che non vivo più da Edo? Che mi ha cacciato via? Eh? Mi ha chiesto di andarmene? Per colpa tua anche? Eh? Sì, Camilla, io mi rendo conto, sono stato veramente orribile con te. Lo so che tu non vorresti più avere nulla a che fare con me, ma voglio spiegarti. E lui, ragazzi, spiegherà fondamentalmente a Camilla, che sta qui: dice, vai, eh, forza, dai, spiegami. Voglio proprio sentire quale scusa ancora hai da rifilarmi eh? Quale bugia ancora mi racconterai, caro Sergio? Forza, voglio vedere se questa volta ti degnerai di, mm, di dirmi la verità. Non l'ha dovuto neanche minacciare più di tanto, ragazzi. Cioè, lui è pronto a votare il sacco perché, fondamentalmente, Sergio lo sappiamo, non è cattivo, ragazzi. È un po' un fessacchiotto. E lui, diciamo. In questo momento le sta raccontando tutta la verità. Le sta raccontando dei 200.000 Simolion. Infatti, lei cala la maschera e dimmi tutto. Le sta raccontando che Penny viveva qui fino a non molto tempo fa. Vedete, ora Penny non c'è più, qui in casa. Che eh, era convinto che la musica fosse cambiata, cioè che Penny era tornata per stare con lui perché magari lo amava ancora. Eh, però poi ha saputo, lei ha rivelato tutto il suo orribile piano, il suo disegno, ma che è. Caro, dormi, ti prego, fammi sta cortesia, dormi. Fermi tutti, ragazzi, ma chi è sto casino? Ma è questo che fa tanto casino, ragazzi? No, qualcuno ha acceso lo stereo qua, ragazzi, non ci sto capendo un pelo, ma sento una musica. Sembra quasi venire da qua. Ma è sta cosa? O oh, andiamo bene ragazzi, vabbè. Eh, che lui appunto le stia raccontando, a Kira vabbè, le stia raccontando appunto che poi però Penny gli ha raccontato del suo piano, di questi 200.000 simoleon e lui ragazzi non voleva più che suo figlio soffrisse. Eh... E quindi no, basta voi due. E quindi fondamentalmente, ragazzi, eh, che lui è, è rimasto, insomma, ha accolto Penny, l'ha aiutata per l'ultima volta eh, perché pensava che, mh, appunto, che, che lei fosse magari tornata per lui. E quindi, ragazzi, Kami ha un piano e gli dirà: Ora tu devi aiutarmi, o, meglio, non devi aiutare me, devi aiutare Edo. Sì. Va bene, dimmi tutto, farò qualunque cosa, te lo devo dopo tutti i giorni di pioggia che ti ho causato. Ascoltami bene perché sembrerà uscita romanzo, da un romanzo la storia, il piano che ti proporrò, ma non lo è, è una cosa seria. E tu devi farlo, non tanto per me, quanto per Edo e per tuo figlio. Eh sì, ragazzi, avete capito bene, il piano... Di Sergio che Sergio è andato nello scorso episodio a proporre ad Edo e che noi scopriremo nel prossimo episodio che intreccio ragazzi eh, in realtà non è stata un'idea di Sergio ma è stata un'idea di Kami quindi diciamo che lei ha voluto fare quest'ultimo gesto di amicizia come dicevamo prima ehm, nei confronti di Edo Edo magari non lo saprà mai lei non vuole che Edo sappia però vuole L'aiuto di Sergio per riuscire a dare ad Edo e al piccolo Ricky un po' di pace. E quindi gli sta proponendo un piano, ma che vuole lei? Scusi. Un piano. Eh, e Sergio, ragazzi, lo accetterà. Perché poi sappiamo che andrà. Non è il momento. Non è il momento. Non è il momento, Sì, Ciao, sappiamo che poi andrà dal nostro Edo. E che gli proporrà questo piano. Non sappiamo ancora di cosa si tratta, ragazzi, ma sappiamo che Edo eh, scusate che Sergio accetterà. Edo, però, poi accetterà, ragazzi. Questo lo scopriremo solo nel prossimo episodio. Ma intanto sappiamo che il piano è stato un'idea di Camilla. E ora che Camilla ha sistemato le cose con Sergio perché immaginiamo insomma che lui le dica, ok, va bene, farò tutto quello che, che tu vorrai. So che con te ho sbagliato tutto. La nostra Cami se ne andrà ragazzi e tornerà a casa perché c'è un'ultima importante informazione di cui lei non è ancora a conoscenza che l'aspetta e così ragazzi la nostra Kami torna a casa e diciamo io immagino passerà qui per dire e saluterà ovviamente Salim e gli dirà guarda ok io eh, sono tornata ho fatto ciò che dovevo e eh, ora vado a riposarmi e lui no eh, tesoro scusa puoi aspettare un momento e lei Cosa c'è? Ovviamente, prima di tutto, la bacerà perché lei è tornata. Poi mi racconterai quello che sei andata a fare, vero? Mm? Lo direi al tuo futuro marito, ma certo tesoro. Più tardi, quando mi sveglierò, ti racconterò tutto. Però ti dico solo che questa volta sono sicura. Sono sicura che ho sistemato tutto e quindi potremo vivere sereni la nostra vita. Non voglio più... Rimandare, sta dicendo lei, eh sì, perché, ragazzi, immaginiamo comunque che in questi giorni Cami sia stata un po' distante, sempre con questo tarlo nella testa, di Edo, del piccolo Ricky, del casino che aveva provocato. E quindi, ragazzi, per quanto Salim possa essere paziente, ma io ho immaginato ci siano state anche, fra virgolette, non proprio delle litigate, però che lui abbia affrontato l'argomento e lui dica: senti, cioè, qua non possiamo stare tutta la vita così, bisogna andare avanti, cioè, abbiamo deciso di sposarci, insomma, no. Ed è proprio per questo, ragazzi, ti ringrazio per essere così comprensivo con me, tesoro. Ora dimmi, dimmi cosa, cosa devi dirmi, tesaro? Ed è a quel punto, ragazzi, sì, che dopo 2.000 abbracci, eh, guarda, lo so, io sono stato anche un po' un lama, anzi, mi devo scusare. So che per te il musicista è importante, però. E lei, sì, ma tu di più? Sì, va bene, io guarda mi fai sciogliere quando dici così, vabbè, però vedi, ho bisogno di andare avanti nella nostra vita, Kami, e ho bisogno di sapere che anche tu lo vuoi davvero. So che per te venire a convivere con me, ehm, sposarmi, già è stato un enorme passo avanti, però io, sto dicendo lui, mh, Purtroppo devo chiederti un ulteriore sacrificio Fra virgolette Nel senso sacrificio ragazzi Non perché mh, venire a vivere con lui O sposarlo sia un sacrificio per lei Nel senso per com'è fatta Kami Che lui lo sa che Kami è un po' infantile e Che quindi per prendere una decisione ragazzi ci mette 54 secoli ehm, Quindi sacrificio in questo senso Nel senso un po' di sconvolgimento Ecco de della vita diciamo ehm, Ti devo chiedere però Un, uh, un ulteriore Ecco Qualcosa di importante, vedi, eccolo qua, ragazzi. Sì, è proprio questo, ho ricevuto una promozione, sai, per il mio libro e lei: ma davvero è fantastico! Guardatela, ragazzi, è veramente felice. Ma non capisco, però allora, eh, qual è il problema? Eh, ecco, vedi, il problema è che per eh, questa promozione. Io dovrei trasferirmi ad Oasis Springs e vorrei tanto che tu venissi con me, Kami. Kami? Oasis Springs? Cioè, dovremmo andare via da San Maishuno? Sta dicendo lei. Guardate come lo sta guardando perché sta cercando di capire. Eh, sì. Dovreste trasferirvi. Ora, ragazzi, ovviamente... Ehm, immaginiamo che... Ehm, San Maishuno, appunto, è il centro, cioè è la città. Mentre Wasy Springs, io, ragazzi, me lo immagino, molto lontano comunque da San Maisuno. Cioè, tipo, quando abbiamo visto Edo portare il piccolo Ricky al parco con Candy, ragazzi, hanno fatto tipo un viaggetto, ecco, una cosa del genere, perché è veramente lontano. Cosa risponderà, secondo voi, ragazzi, la nostra Kami? Accetterà di trasferirsi a ad Oasis Springs e quindi abbandonare la vita cittadina di San Myshuno per lei che fa un lavoro ragazzi in cui obiettivamente eh, vivere a Oasis Springs magari no può essere deleterio fra virgolette sotto certi aspetti per il suo lavoro perché quello di Kami comunque è, è un lavoro che richiede ragazzi no da una presenza comunque in una città comunque in locali ecco no sfarzosi eh, una vita abbastanza movimentata eh, però sì ragazzi, Salim ha quest'ultima richiesta per lei. E quindi, con quest'ultima richiesta di Salim, ragazzi, direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Cosa farà secondo voi la nostra Kami? Accetterà? di trasferirsi a Doesi Springs e quindi eh, dopo questo abbiamo visto dopo questo incontro con Sergio, questo sarà stato veramente l'ultimo gesto di amicizia e si lascerà tutte le spalle per trasferirsi a Doesi Springs oppure ragazzi, Kami non sarà disposta a questo ulteriore sacrificio e chiederà a Salim di rinunciare a questa promozione per restare a ehm, qui, diciamo, a San Mysio. Fatemi sapere cosa ne pensate. Se l'episodio vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, la programmazione del canale e le playlist, ma soprattutto i link ai canali dei miei amici youtuber che fanno gameplay ma cinema con Cinema Sims 4 e gameplay con la PlayStation 4 e PC. Mi raccomando, andate in tutti i loro canali, iscrivetevi e campanelline attive perché solo con le campanelline attive, ragazzi, vi arriverà una notifica ogni volta che qualcuno di noi pubblicherà un video nel suo canale e quindi non rischierete mai di perdere non rischierete mai, scusate, di perdere i contenuti che portiamo nei nostri canali. Mi raccomando, Detto questo ragazzi Io vi auguro un fantastico fine settimana Una buona giornata o una buona serata A seconda del momento in cui guarderete questo episodio Vi rimando come sempre al prossimo Ormai lo sapete bene Sul sul simmers E non